riguarda il launchpad, ovviamente molto simile a quello precedente, ma ecco qui possiamo anche andare a vedere tutte le nuove iconcine. La anteprima, come potete vedere, la prima volta che si apre, informa che tutti i documenti iCloud per questa versione saranno disponibili solo con iOS 8, nonché con Yosemite. Ecco qui, questa qui è la sezione, come potete vedere, file. Abbiamo preso quello classico PDF che mette la Apple, dove praticamente ci dà la possibilità di effettuare alcune operazioni che poi sono le classiche. Il pulsante condividi, ecco qui, come potete vedere, messaggi mail piuttosto che AirDrop, anche se, ripeto, AirDrop al momento ancora non funziona. Questa qui invece è la famosa sezione evidenzia, quindi la possibilità di andare a selezionare una determinata parte di testo. Andiamo quindi a uscire direttamente da anteprima. Ovviamente abbiamo modificato quello che è l'anteprima stessa, avendola ruotata di 90 gradi. Ecco qui che ci dà la possibilità di salvarlo, ma soprattutto andare a decidere dove, e ecco qui che sulla sezione subito di iCloud troviamo sia l'anteprima che QuickTime. Andiamo a salvare. A questo punto, ecco qui che sul nostro Finder, nella sezione di iCloud, andiamo a trovare il file PDF. Molto probabilmente sia anteprima, quindi è stato inserito all'interno del Finder. Molto probabilmente finalmente lo troveremo anche sui dispositivi iOS, anche se al momento non era stata presentata ufficialmente, ma ovviamente non ci stupiremmo se questo poi dopo verrà modificato. Velocemente le altre applicazioni, come potete vedere, non è stato praticamente cambiato nulla, se non anche qui la barra che cambia di colore. Il calendario, anche qui modificato ben poco, perché comunque abbiamo come sempre le stesse visualizzazioni. Per quello che riguarda i messaggi, modifica a livello soltanto flat. Promemoria, ovviamente, come potete vedere, sono applicazioni. Adesso sto lanciando una ovviamente dietro l'altra, semplicemente per farvi vedere che alla fine questo tipo di applicazioni non sono state rinnovate graficamente, se no ovviamente a livello più flat, quindi in pieno regime con quello che è iOS 7. Invece molto interessante è Spotlight. Che ovviamente è la classica lettera di ingrandimento per fare la ricerca. Adesso è più completa perché permetterà di fare ricerche direttamente su internet, contatti, quindi come altro, ma soprattutto eccolo qui che finalmente abbiamo una barra che si presenta direttamente a video anziché in alto a destra, e da qui potremo andare a cercare le voci direttamente. Ecco qui, come potete vedere, che va a cercare all'interno di mail piuttosto che eventi e promemoria e quanto ricerche ovviamente sulle pagine web. Potete notare che qui ci sono già le ricerche. Questo perché ho una seconda partizione su quello che è il mio Mac, e quindi è indicizzato automaticamente anche il disco primario, che è quello che utilizzo normalmente. Quindi, come potete vedere, già va a cambiare. Soprattutto, eccolo qua, un IPA, per esempio, l'IPA ovviamente delle applicazioni che utilizzo per iPhone piuttosto che iPad, quindi veramente molto più potente, anche se ancora non è perfettamente valida, perché comunque non tutto riesce a effettuare come precedentemente visto. Comunque comunque abbiamo una buona ragione d'essere per quello che sarà il futuro Spotlight. Nel proseguo dei video andremo a vedere altre applicazioni in maniera più puntuale e precisa. Ciao ragazzi!